Costa Lombardi, la direttrice del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, il Dipartimento nuovo dell'Università del Piemonte Orientale. Nasce nel 2022 e si insedia qui a Vercelli, riunendo inizialmente 37 professori di diverse discipline che oggi sono già diventati 50. Questi professori danno vita a questo nuovo dipartimento perché si riuniscono intorno ad un'idea importante, che è quella secondo cui i grandi temi delle transizioni, transizione ecologica, transizione digitale che caratterizzano la nostra epoca, devono essere studiati con un approccio integrato. Mi piace caratterizzare il nostro dipartimento come il dipartimento delle 4 I. La prima I che lo caratterizza è quella appunto dell'interdisciplinarietà. Studiare lo sviluppo sostenibile significa mettersi intorno ad un tavolo e lo devono fare studiosi sia delle scienze dure, chimici, biologi, fisici, matematici, statistici, ma anche economisti, giuristi. Perché? Perché è chiaro che temi di questo tipo devono avere una problematica che si sviluppa a 360 gradi e occorre vedere tutti gli effetti che si avranno sulla società. Da qui la seconda I, studiare e valutare gli impatti di questa transizione. La terza I è quella dell'internazionalizzazione, ma il nostro dipartimento eroga 2 lauree magistrali in lingua inglese, Food, Health and Environment, e un'altra nuova che partirà in questo prossimo anno accademico, Disaster and Health Crisis Management. Sono lauree che non sono solo erogate in lingua inglese, ma che sono frequentate da studenti internazionali. Internazionale è anche l'ambiente del DISTE, perché ci sono molti visiting professor che vengono dall'estero, ma abbiamo anche davvero tanti dottorandi, specializzandi, borsisti che ci raggiungono nella nostra sede e questo permette anche di aiutare i nostri studenti a frequentare le sedi universitarie estere. La quarta I è quella in fondo che riunisce le caratteristiche di tutto il dipartimento ed è quella dell'innovazione. Innovativi sono i temi che studiamo, innovativi sono anche i corsi di laurea delle nostre triennali, perché si caratterizzano per questa interdisciplinarietà. I nostri studiosi vedono in aula affiancati professori di economia con professori di chimica, proprio perché l'approccio che mettiamo nella ricerca vogliamo anche trasmetterlo in aula. Un approccio integrato, quindi innovativo, ma innovatività significa anche inclusività. Carmen Aina, Università del Piemonte Orientale, Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica. Sono un docente di politica economica, i miei interessi principali di ricerca sono l'economia del lavoro, in particolar modo l'economia dell'istruzione. Tuttavia, negli ultimi anni mi sono anche occupata di analizzare le questioni economiche non solo dal punto di vista prettamente dell'economista, ma anche facendomi contaminare da altre discipline, nella finalità di riuscire a cogliere anche l'impatto che decisioni di natura economica hanno sull'ambiente e sulla società. Perché dobbiamo anticipare i cambiamenti? Perché in una società che continua ad evolvere dobbiamo essere pronti per non farci sorprendere.
E allora, se pensate ad esempio ad alcune figure professionali, come ad esempio le sveglie umane nell'Inghilterra del periodo della rivoluzione industriale, durante questo periodo cosa accadeva? Si andavano a svegliare, queste persone andavano a svegliare le persone che andavano in fabbrica proprio perché non c'era una sveglia. Figura che poi negli anni 70, con l'avvento appunto della sveglia, un oggetto così piccolo, ha rivoluzionato una figura professionale. È andata scemando. Ora, esempi di questo tipo se ne possono fare veramente tantissimi, e sono frutto poi dell'innovazione, della tecnologia, della ricerca, e in alcuni casi non possiamo negare che hanno migliorato la qualità della vita di tutti. Tuttavia oggi viviamo in un'epoca in cui questi cambiamenti sono molto rapidi, veloci, a volte c'è la difficoltà di trovarsi pronti. Come possiamo affrontare questi cambiamenti e soprattutto come possiamo aiutare le nuove generazioni a riempire quella cassetta degli attrezzi con queste nuove competenze trasversali? Sicuramente noi come università possiamo implementare nuovi percorsi di studio e qui all'Università del Piemonte Orientale lo abbiamo fatto con due corsi green, uno in chimica verde, che guarda la chimica con un approccio di economia circolare, l'altro in gestione ambientale e sviluppo sostenibile, dove in questo percorso di studi l'innovazione è, oltre alle materie scientifiche core di questo percorso, abbiamo inserito tutta una serie di altre discipline in area economica, giuridica, medica, umanistica, proprio per fornire una capacità alle nuove generazioni di anticipare quei cambiamenti di cui vi parlavo prima. Questi cambiamenti riguardano la capacità di riuscire a essere flessibili, resilienti. Ho gli strumenti per gestire gli aspetti tecnici, ma nel contempo, in una società che cambia, si evolve in maniera così rapida, sono anche in grado di fermarmi, riflettere e riuscire a utilizzare tutti quegli attrezzi che ho inserito in quella valigetta e gestire questo cambiamento, riprogrammare in qualche modo me stesso e trovare delle nuove soluzioni. La chiave è proprio questa: riuscire a essere innovativi, creativi, indirizzare tutti i cambiamenti tecnologici, tutte le transizioni che ci troviamo a vivere a nostro favore, e lo si può fare solo se in quella cassetta degli attrezzi riusciamo a comprendere quella complessità, quel sistema così sinergico tra le varie sfide e individuare quali azioni implementare. Sicuramente non dobbiamo fare errori. Pensate ad esempio se nelle varie interazioni, nelle questioni che andiamo ad affrontare, non capiamo i nessi causali ma ci facciamo travolgere da percezioni. Pensate ad esempio d'estate, si pensa che, è chiaro, se voi guardate l'estate, aumenta la vendita di gelati, ma in estate è anche più facile che aumentino gli incendi. Uno potrebbe pensare che la soluzione più naturale sia: se chiudo le gelaterie non avrò più incendi, perché penso che i due eventi siano tra loro non solo correlati, ma che ci sia un effetto causale. Ecco, anticipare in quella cassetta degli attrezzi nuove modalità di pensiero vanno anche in questa direzione, di non fare quegli errori, ma di riuscire a capire i nessi causali, intervenire per essere pronti a qualsiasi cambiamento. Perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 consentirà di preservare il nostro pianeta, perché ad oggi dobbiamo avere la consapevolezza che un pianeta B non esiste.